E finalmente siamo con Mirko. Mirko, molte grazie per avermi ricevuto e per avermi dedicato già molto tempo. Abbiamo chiacchierato a lungo e sembrava che non cominciassimo mai questa intervista. Mirko, io vorrei sapere alcune cose su di te, vorrei contestualizzare la tua figura artistica in Italia e poi capire come sei arrivato qui e qual è il processo che ti ha portato alla creazione di queste opere. Allora, io sono originario della costiera amalfitana, la quale ho conosciuto negli anni Rita Raimondi, che attualmente mi ha contattato per parlare di questo progetto. Io avevo in mente il dipinto della croce e Rita mi ha proposto di portare avanti la sua idea di Terra Mater. A questo punto ho pensato di integrare nella collezione alcune opere fondamentali per dare un input diverso alle persone, quindi non solo la storia drammatica della croce, ma anche storia di migranti di successo. Tu ti senti quindi un cittadino del mondo e come vedi questi flussi migratori? Una spinta data da cosa? Allora, io mi sento cittadino del mondo assolutamente, anche perché il mio profilo Facebook non ho scritto la mia provenienza, cioè io sono di Vietri sul Mare, sono grato di essere di Vietri sul Mare, però comunque mi sento cittadino del mondo, infatti si vede il mio profilo cittadino del mondo, perché penso che tutte le persone con cui parlo, con cui conosco, per me sono miei fratelli, non vedo differenze culturali. Vedo solo un'unione, perché sia le persone che gli animali meritano tutto lo stesso rispetto. Che poi effettivamente la cultura è bellissima perché ognuno ha le sue tradizioni, ma dobbiamo essere tutti uniti e questo penso che questo sia il messaggio più forte di tutte le mie esposizioni. Quindi noi siamo come tanti colori che messi sulla stessa tela creano un'arte, anche noi siamo colorati e siamo diversi, però insieme possiamo generare qualcosa di diverso. Sì. Assolutamente. Mi pare evidente, osservando le tue opere, Mirko, un riferimento molto forte alla cultura ellenistica, ai classici, quindi anche agli eroi greci. Sì, è proprio per questo ho fatto addirittura un quadro che rappresenta Ulisse, però in versione femminile. Ciò cosa significa? Significa che l'attuale migrante, la persona più coraggiosa del nuovo millennio è la donna. Quindi se notate bene, riflettete bene questo quadro, magari dopo lo riprendiamo, si vede questa donna incatenata vicino all'albero maestro che cerca di arrivare verso la nuova terra, ovviamente con tutti i problemi che poi incontrerà durante il tragitto, come purtroppo ha vissuto anche Ulisse. Allora mi viene spontanea un'altra domanda. Se l'eroe greco, che in qualche modo appartiene anche al nostro mondo latino assolutamente, combatte contro dei mostri, quindi abbiamo un eroe e un mostro, che è creato comunque dall'uomo, no? Quali sono i mostri oggi e quali sono gli eroi? Allora, gli eroi siamo noi, i mostri sono coloro che ci governano, ma anche coloro che ci trasportano, perché purtroppo io penso che gli scafisti sono mostri. E poi ovviamente i grandi governatori che sfruttano le risorse di questa povera terra, cioè anzi ricca terra che sarebbe l'Africa, e loro purtroppo sono costretti a fuggire dalla povertà, dalla guerra e dal nulla, e quindi ce li ritroviamo un po' in tutte le zone del mondo. E quindi, come dicevano i latini, homo hominis lupus est, cioè l'uomo è il lupo dell'uomo, quindi il mostro dell'uomo è di nuovo l'uomo. Purtroppo sì, perché siamo stesso noi che stiamo danneggiando la maggior parte del pianeta. Non abbiamo mai, cioè anche le calamità naturali sicuramente, ma la maggior parte, il 90% è colpa dell'uomo, è colpa nostra. Quindi tu dici che questi flussi migratori sono dovuti a un'azione distruttiva da parte dell'uomo, della Terra Mater, che obbliga le persone a cercare un'altra parte della stessa Terra Mater, visto che la Terra Mater è una. La Terra Mater è una e loro sono costretti a fuggire, ma non solo gli africani, un po' dappertutto. Vediamo anche in Amazzonia,
che purtroppo l'uomo sta sfruttando tutte le riserve e tutta la foresta per la coltivazione di soia e per gli allevamenti intensivi. E questo cosa succede? Che anche le ultime tribù indios sono costrette a fuggire e quindi stanno creando tutti questi flussi migratori in tante parti del mondo che purtroppo stanno portando a una devastazione. Quindi questo è il messaggio un po' drammatico, ma la speranza che è rappresentata dall'opera superiore, insomma, che sovrasta le altre, da dove viene? Cioè, dopo tanta sofferenza, alla fine comunque la speranza è una costante in tutte le tue opere. Da dove viene la speranza? La speranza è l'ultima a morire e quindi io penso che aver dipinto questa colomba della pace sia un messaggio forte, anche per la mostra. Pensa che ho stampato alcune t-shirt che voglio far indossare a un bambino di colore, un bambino bianco, che simboleggiano la pace e che lanciano proprio questo segnale di speranza, in modo che un giorno questa croce può essere solo un brutto ricordo. In effetti questi due bambini con la t-shirt mi sembrano un po' lo specchio alle due immagini laterali, dove abbiamo due madri, ma comunque di etnia evidentemente diversa, dove però vediamo una contrapposizione, un contrasto, una sorpresa, un elemento molto richiamante, molto forte. La donna di colore ha in grembo un bambino bianco e viceversa. Questo è proprio un messaggio fortissimo contro il razzismo, anche perché quelle due donne, se le avviciniamo, formano la bilancia della giustizia. Per me, che sono molto sensibile, penso che questi due simboli siano, infatti sono stati anche messi sul banner della mostra, siano il simbolo della mostra e il messaggio più forte di questa esposizione. Bene, quindi un messaggio di speranza tutto intorno a quello che eventualmente sembra a prima vista un dramma. Ecco, tu hai inserito all'interno di questa tela centrale, che mi sembra molto forte, molto, molto interessante, hai messo anche dei mostri, quindi hai messo dei mostri marini, hai messo delle minacce che minacciano il viaggio di queste persone. Ecco, i mostri marini, come ho detto prima, sono gli scafisti. Gli animali sono persone che ovviamente in preda alle allucinazioni si trasformano. Purtroppo è una storia drammatica, anche se c'è speranza. Fortunatamente ho fatto altre opere inerenti al Brasile, inerenti a migranti di successo come Freddie Mercury, che sono tutto un altro significato, però questo qui è una croce. Perché poi la croce? La croce perché il nostro obiettivo è quello di portare questa mostra in altri stati e dire: la croce è questa, portateli in tanti, non li possiamo portare solo noi. Questo non è assolutamente un messaggio pro governo, ma è una riflessione, perché purtroppo non solo l'Italia si deve prendere cura di queste persone, ma tutti gli stati della Comunità Europea, ma anche del mondo, perché sono persone, siamo noi. Sono mamme, bambini, sono uomini, hanno bisogno di aiuto. Quindi Mirko, questa croce rappresenta un po' una responsabilità di fronte alla quale noi non possiamo fare altro che avere coscienza e caricarne un pezzetto. Quindi noi tutti siamo responsabili, noi tutti dobbiamo caricare questa croce che passa attraverso la presa di coscienza che potremmo avere attraverso il tuo messaggio. Allora, i responsabili sono assolutamente prima le persone, che io vedo soprattutto in Italia attualmente c'è un forte risentimento su questa cosa, infatti si parla molto di razzismo, oppure forse pure che viene strumentalizzato, perché non penso che gli italiani sono così cattivi, perché io penso che anche Salvini, di fronte a un dramma del genere, sarebbe il primo a lanciarsi in acqua per salvare una bambina e una madre. Però i responsabili sono soprattutto quelli che ci governano in Europa, perché si devono assolutamente sensibilizzare e capire il metodo migliore per salvare queste persone e per stare tutti bene. Quello è l'obiettivo, stare tutti bene.
È interessante a questo proposito vedere come questo quadro, a parte essere composto da 5 elementi e quindi rappresentare un'opera d'arte in sé, fa parte di un'installazione, quindi poco lontano dalla croce, come un osservatore, come noi che prendiamo coscienza di questo dramma, Mirko ha voluto collocare un'altra opera molto importante. Questa stavolta è in ceramica e quindi fa parte di una prospettiva, quindi tu puoi vedere il quadro in varie prospettive. Una di queste prospettive è rappresentata da? Dall'uomo occidentale. In pratica, non so se ricordate il film di Stanley Kubrick, Arancia Meccanica, dove questa persona violenta viene presa e viene curata con un metodo radicale. Di nome, è un metodo nuovo però radicale, che si chiamava Ludovico, metodo Ludovico, che in pratica questa persona veniva messa di fronte a delle scene di violenza e con dei dilatatori ottici gli veniva proiettate sempre le stesse immagini di violenza fino a che arrivava al punto di non volerle vedere più. Io ho fatto la stessa cosa, però con l'uomo occidentale, mettendolo di fronte alla croce e mostrandogli in continuazione per tutta la durata della mostra o della tournée, come la vogliamo chiamare, questa scena di violenza. Quest'uomo occidentale può essere la persona singola o può essere il governatore, ma è colui che si deve aprire, deve essere più consapevole di ciò che sta succedendo e cercare di cambiare. In questo caso quindi l'artista diventa un po' l'educatore che con una certa insistenza, una certa forza, una certa violenza, perché tu stai obbligando quest'opera a testimoniare un'altra opera. Quindi il metodo Ludovico si sta concretizzando in questa sala anche quando non ci sono, quando non c'è pubblico. Quindi quest'opera è costretta con questi occhi sgranati che non può chiudere a osservare, a prendere coscienza di un orrore e quindi non volerne più essere parte. Esattamente, questo è il messaggio e voglio che sia il messaggio più forte della mostra. Metodo Ludovico, croce dei migranti che muoiono nel Mar Mediterraneo. Questo è interessante perché Rita in qualche modo ha parlato prima di questa funzione dell'arte come educazione, come presa di coscienza, e in effetti ha bisogno di un traduttore, perché l'installazione così com'è, senza qualcuno che spieghi il perché, rimane un po' nell'ombra, quindi non si capisce l'intuizione, l'intuito e l'obiettivo dell'artista. Quindi è interessantissimo esporre al pubblico che viene qui per fruire l'arte anche far capire il discorso delle prospettive e della presa di coscienza. Fortunatamente il 20 maggio abbiamo un incontro con il nucleo educativo del MARGS, dove verranno alcuni, forse il giorno 22, non ricordavo bene, il giorno 22 abbiamo questo incontro con il nucleo educativo del MARGS, porteranno un po' di persone e in quel modo possiamo sicuramente spiegare a tutte queste persone il messaggio e ciò che ho voluto trasmettere con questa mostra. Perfetto, Mirko, io darei così una pennellata, è il caso di dire, ad altre opere che sono un po' l'evoluzione o il complemento a quello che abbiamo detto. Io vedo dei quadri che rappresentano in qualche modo anche il Brasile, ho voluto fare un omaggio giustamente a questa terra, che è sempre parte della terra mater, e dove appunto il discorso dell'immigrazione è così fortemente presente nella coscienza e nel sentimento di appartenenza di questo popolo, che ricordiamo, essendo un terzo di provenienza italiana, di discendenza italiana, capiscono molto bene il messaggio. Io vedo che hai rappresentato molto spesso Giuseppe Garibaldi, i paesi di confine come l'Uruguay, l'Argentina e il Brasile, e qui un quadro stupendo, molto vivo, molto intenso e dinamico, con un gaucho o un gaucho che cavalca un cavallo nella pampa. Che cosa rappresenta questo quadro? Questo quadro io l'ho intitolato Attraverso le Pampas, perché ascoltando le storie di Rita sapevo che c'era un po' un conflitto tra i vari gausci. Chi dice no ma siamo nati prima noi e gli altri no ma siamo nati prima noi. Io cosa ho fatto? Li ho uniti
con la bandiera dei tre stati che rappresentano le Pampas, quindi Uruguay, Argentina e Brasile. E, mettendo in primo piano Garibaldi e Anita, che Anita era figlia di un mandriano, proprio figlio di un gaucho, brasiliana, italiana non ed era brasiliana, ho cercato di dare armonia e allegria con tutti questi colori, unendo questi tre stati e dando un segno di unione, quindi stai di pace. Praticamente questi popoli, signori, ricordatevi che voi venite dallo stesso territorio, dalla stessa terra madre, quindi esatto, è inutile questo. Nascondervi, inscatolarvi dietro una bandiera, un idioma, perché alla fine siamo tutti generati da delle dinamiche simili. E questo è il messaggio principale. Poi dall'altra parte ho realizzato Francesco Matarazzo, che proveniva proprio dalla mia terra, in provincia di Salerno, partito come migrante quasi povero, è arrivato in Brasile ed è diventato uno dei secondi uomini più ricchi del pianeta. Quindi, una storia di successo. Storia di successo. L'altro invece, l'altra opera, unisce un po' tutte le bandiere che rappresentano lo stato del Rio Grande do Sul. Quindi parliamo degli indios, afro-brasiliani, dell'Italia, del Portogallo e dei gauchi che rappresentano questi tre stati. Quindi diciamo che tutti questi quadri rappresentano l'inesistenza del concetto di razza, l'inesistenza del concetto di appartenenza a un singolo paese, dove è l'essenza umana che deve campeggiare, che deve vincere sopra qualsiasi altro, riconoscimento, altra etichetta. Mirko, io ho trovato, grazie anche alle spiegazioni, alle vostre spiegazioni, questa esperienza di oggi sensazionale, e volevo anche ringraziarvi perché so di essere stato praticamente il primo a entrare in anteprima a vedere queste opere, e mi ha colpito molto la tua disponibilità. Grazie. Il fatto che, pur essendo un artista riconosciuto a livello internazionale, tu abbia questa capacità di comunicare che è perfettamente coerente col messaggio che vuoi rappresentare. Quindi grazie. Ti ringrazio tantissimo per il tempo che ci hai dedicato, e ovviamente invito tutti a venire qui per avere un momento di crescita come l'ho avuto io grazie a Rita e a Mirko. Grazie, grazie. Mille.